Mister, ad una settimana dall'inizio del campionato di Serie D, con la trasferta di Vado Ligure, non è arrivato il risultato positivo che ci si aspettava, che ci si poteva aspettare, ma è arrivata una buona prestazione che fa crescere la Castellanzese in vista di questo obiettivo. Le è piaciuto l'approccio dei ragazzi alla partita? Sì, sicuramente è stata una delle migliori, anzi la migliore amichevole che abbiamo fatto dall'inizio del precampionato e quindi credo che almeno la prestazione c'è stata. Peccato averla persa, però non è un problema in questo momento perdere le partite anche in questo modo. Dobbiamo comunque essere consapevoli e credere in quello che abbiamo fatto e quello che faremo ancora e poi vediamo da domenica vado di iniziare bene il campionato 2020-21. Ecco, dicevamo prima, è arrivato un gol sostanzialmente su una palla che è sgusciata via dalle mani del nostro portiere, quindi sono episodi che possono capitare, però anche dopo quel momento del gol di Rimbiano Giono, la Castellanzese è sempre rimasta in partita. Questa è un'indicazione positiva in vista della prima di campionato. Sì, ecco, hai detto bene. Oggi, anche dopo il gol, abbiamo provato ancora a recuperare. Addirittura, dopo l'espulsione di Pietro per il doppio giallo, anche in 10 contro 11 siamo riusciti a creare ancora qualcosa e a tenere comunque bene il campo. Quindi, credo che a livello fisico stiamo sicuramente crescendo e si è visto. C'è ancora da migliorare qualcosa in alcuni meccanismi, in qualche giocatore che è nuovo qui, quindi è qui da un mese. Dobbiamo farlo il più fretta possibile perché poi credo che troveremo la strada giusta per andare a essere un po' la squadra guastafeste un po' dappertutto. Ecco, si può dire che forse questo aspetto di mantenere comunque la compattezza in campo sia ancora più importante forse in questa fase dei risultati, perché spesso si dice che la squadra si compone, si costruisce a partire dal gruppo. Quel gruppo che aveva fatto tanto bene quando lei è arrivato da metà campionato in su è cambiato, però si sta rivedendo la voglia Sì, del suo gruppo. perché poi una base solida è rimasta, quindi non ripartiamo così da zero. Chi è arrivato si è inserito molto bene. Credo che i risultati si ottengono con l'aiuto e con la volontà di tutti, chi gioca e chi non gioca. Soprattutto all'inizio credo che, soprattutto, ecco, io ho fatto delle scelte un po' particolari fino all'amichevole di oggi, che anche oggi non è comunque sicuramente, non era, potrebbe non essere la squadra titolare perché ancora c'è qualcosa che devo capire, ma credo che il fatto di aver fatto girare un po' tutti era una dimostrazione che in questa squadra quest'anno giocheranno un po' tutti. E credo che alla fine ci sia bisogno di tutti. Un girone a 20 squadre, 38 partite, trasferte di 3-4 ore, mettiamoci l'ultima regola dell'anno scorso dei 5 cambi, che non è una cosa da sottovalutare. Credo che abbiamo tutte le potenzialità Ecco, lei per usare tutta la rosa, insomma. abbiamo visto che comunque è molto carico per l'inizio di questo campionato. Come se l'aspetta l'inizio di campionato che pone subito la Castellanzese di fronte ad una trasferta lunga a Vado Ligure? Da quando è uscito il girone sapevamo le nostre 19 avversarie, quindi una alla volta le dobbiamo incontrare tutte e credo che la difficoltà maggiore sia che nelle prime 3-4 giornate, insomma abbiamo le due trasferte in 3 giornate, Vado C'è molta liguria. di mercoledì poi subito a Sanremo, due trasferte dalle 3 ore in su di Pullman. Però lo sapevamo da quando era uscito il girone, una alla volta le dovremmo incontrare tutti, speriamo di partire bene, di crescere di condizione, perché poi con quella credo che arriveremo ai risultati e credo che il nostro motto quest'anno sia timore e paura di nessuno e andare a giocarcela con tutti, quindi rispetto di tutte ma paura di nessuno. So che lei non vede l'ora di cominciare, neanche noi vediamo l'ora di cominciare, allora le faccio un grande in bocca al lupo a lei e alla squadra per l'inizio di questo campionato. Crepi il lupo e ce la metteremo tutta per regalare tante gioie alla nostra presidenza, alla nostra società e ai nostri tifosi di Castellanza. Grazie, mister.